Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Frusciante al cinema. Questa volta, a richiesta e a furore di popolo, recensirò Warcraft. Però, appunto, parliamo subito della trama di questo Warcraft. Diciamo subito che è diretto da Duncan Jones, regista di Moon e di Source Code, mi pare, dal quale nessuno quasi si aspettava questo passaggio così forte a un blockbuster di tale portata come Warcraft, nemmeno io, e ero molto dubbioso della possibilità che un regista che aveva gestito comunque un set così scarno come quello di Moon ed una storia così alla fine semplice e comunque di basso budget come era quella di Source Code, nonostante il budget fosse più alto di Moon, ero dubbioso che riuscisse a gestire una cosa più alla Signore degli Anelli, per capirsi. Infatti, a differenza del Signore degli Anelli, Duncan Jones punta quasi esclusivamente sui personaggi e diciamo un po' la trama. La trama è questa qui: in questo regno di Azeroth, che vive in pace ormai da secoli, guidato dal re, devo leggere perché è re Liane, che praticamente prospera insieme alla regina, insieme al guardiano Medivh, che è lo stregone del posto, e insieme al super guerriero Lothar. Insomma, questo posto così idilliaco, diciamo bellissimo e in pace, arrivano questi orchi. Guidati da Tal Guldan, che è il loro, diciamo così, stregone cattivo, arrivano con un portale magico per conquistare le terre di, appunto, di Azeroth. Questa è la trama più semplice del mondo. Un gruppo d'orchi, tramite un portale, si butta in un posto pacifico per deflagrarlo. Perché lo vuole deflagrare? Perché il mondo precedente, quello da cui vengono gli orchi, è stato deflagrato dagli orchi stessi grazie a una magia, così, diciamo così, che trasforma in guerrieri tutti gli esseri che la toccano, e una magia chiaramente malvagia. Comunque, una spiegazione abbastanza semplice della trama. E chiaramente poi c'è gli orchi che combattono contro gli umani del regno di Azeroth. La cosa interessante della trama è che in realtà uno degli orchi, il capo branco dei lupi, mi pare del gruppo dei lupi, si ribella agli orchi stessi e decide di voler fare un'alleanza insieme agli umani per combattere il cattivissimo Gul'dan. Perché secondo loro il mondo che stanno per conquistare verrebbe comunque successivamente un'altra volta distrutto da questa magia nera. So che la trama detta sì è quella di Ervola. Mettiamo subito in chiaro un par di ossa, prima oltre al motorino che è passato. Mettiamo in chiaro un par di ossa. La prima è che, come al solito, devo fare la recensione a porta aperta perché sono a lavorare e non posso chiudere, se no appare chiuso. La seconda è che il film è interessante perché in realtà non è diviso, non è così diviso fra buoni e cattivi, ok? Ci sono degli orchi che sono buoni, degli umani che sono buoni, degli orchi che sono cattivi e degli umani che sono cattivi. E questo è già più interessante della media dei fantasy di oggi, dove l'orco è solo cattivo e basta e stronzo in quanto brutto e coi dentoni. Ma andiamo oltre a questa cosa lì. Tutti sanno che è tratto dal videogioco World of Warcraft, mi pare sia Massio sì. Allora, io l'ho visto una volta su uno schermo, non gioco ai videogiochi, non me ne frega un cazzo del videogioco, credo sia un videogioco modello fantasy come il film, no? Con guerra fra orchi umani, penso parli di ciò, ma ciò non mi interessa. Allora, i fan del videogioco lo hanno massacrato, i non fan del videogioco lo hanno massacrato lo stesso questo film, e io invece mi sento di passare e come il buon lavoro di Duncan Jones. E vi spiegherò, senza andare a fare troppi spoiler, perché è un film che è ancora nei cinema e che spero qualcuno vada ancora a vedere, anche se è uscito un po' in ritardo questa recensione, perché ho questa alveolite secca che mi sta massacrando e per la quale comunque sto continuando a curarmi, e faccio questo video proprio perché giustamente non mi voglio lasciare senza un po' di frusciante, e poi perché volevo dire la mia su un film che, una volta tanto che esce al cinema ed è un blockbuster ed è ben fatto, sarebbe il caso che qualcuno come me lo promuovesse invece di tutti gli altri YouTubers che l'hanno massacrato e di tutti gli altri critici che l'hanno un po' ucciso, tranne Onda Cinema e qualche altro sito interessante sulla rete. Allora, che cos'è che è interessante? Allora, la cosa interessante è prima di tutto che, essendo l'inizio di una saga, Jones butta all'interno della storia stessa tantissimi riferimenti a ciò che potrà accadere nel futuro della saga. Questi riferimenti, è vero che, come dicono alcuni, non sono compiuti, a volte sono lasciati lì, ma è la cosa più interessante. Perché in realtà poi i protagonisti della saga stessa di questo inizio, che poi sono il re, il guerriero che si ribella agli orchi, orco è lui stesso, il capo dei lupi, come si chiama
Garona, la mezza orca, diciamo così, e Kalar, l'apprendista guardiano, sono tutti personaggi in realtà notevoli nella loro crescita durante il film, ed è questo che mi ha stupito parecchio in realtà di chi l'ha criticato, perché forse si aspettavano un film tutto battaglie, in realtà ce ne sono un paio. Hanno criticato anche gli effetti speciali, la computer grafica, ma io l'ho trovata di buon livello, come è un film che deve essere fatto con la computer grafica. Gli orchi, come cazzo li fai? Cioè, sarebbe stato impensabile fare un film come questo prima dell'utilizzo della computer grafica. Magari poi mi salvate merda come The Last of Witch Hunter o altra roba che c'ha della computer grafica, roba da seggiolate, o magari film con la computer grafica eccezionale ma che fanno stracagare al cazzo, come Jurassic World ad esempio, solo perché Jurassic World, questo sì, magari ci avrà una computer grafica minore. Resta il fatto che la storia è intrigante. È intrigante perché troviamo in questa lotta degli spunti che sono al di là del fantasy stesso, che divide solitamente in maniera proprio dicotomica, proprio diviso il bene e il male. Basta guardare il Signore degli Anelli, no? Il bene contro il male. Invece qui no, qui ci troviamo a una forma, ad esempio quella degli orchi, gli orchi della compagnia dei lupi, diciamo così, perché sono in realtà ancora più umani degli umani stessi, sono ancora più legati a un certo tipo di onore non reazionario, ma proprio di come posso dire, di unione della propria forza, della propria voglia di essere diversi. E questo fatto di mettersi contro quelli della stessa razza, diciamo così, perché non vogliono di nuovo trovarsi con un posto dove vivere che poi verrà distrutto da questa magia, la quale non sto a parlare troppo perché sennò vi sputtano tutto il film, e quindi devo stare un po' di qui, un po' di là, cercare di farvi capire che mi è piaciuto proprio perché è un film in cui i personaggi contano più, molto di più delle battaglie e degli effetti speciali. Una volta tanto che dei personaggi come quello del re sono costruiti con dignità, la scena finale del re è fatta benissimo insieme a Garona, una scena veramente che non ti aspetti, interessante. L'idea dell'apprendista guardiano, che è forse più guardiano del guardiano stesso, questo Mediv, è notevole. L'idea della corruzione, che il potere corrompa anche la persona meno corruttibile al mondo, e che il potere e la forza sia qualcosa da dover tenere sempre sotto controllo, e che la pace sia una cosa molto debole e che va tenuta grazie al sacrificio anche di alcune cose personali, e quindi la voglia del non possesso di questo film, la voglia di essere liberi, e che la guerra come tale sia la peggiore delle condanne del mondo. I personaggi migliori del film lo ripetono spesso, anche lo stesso guerriero interpretato da Travis Fimmel, che fa Lothar, che è bravissimo e che tutti hanno detto come era bravo in quell'altro nella serie TV Vikings. Io nella serie TV Vikings me la metto sulla cappella, non me ne frega un cazzo e non l'ho vista. Invece qui è bravissimo, se era bravo anche di là, ben per lui. In questo film sono tutti molto bravi. Poi ci sono alcuni folli, ho letto delle cose, ma gli orchi recitano male, che cazzo è? Sono fatte al computer grafica, c'erano De Antonio, sì, roba dell'altro mondo, devo sentire le cose assurde. Sì, incredibile. La cosa incredibile però è che questa guerra che poi si instaura è una guerra davvero senza buoni e cattivi, è una guerra di territorio. In realtà gli orchi stessi sono impauriti dalla potenza del loro druido capo malvagio, e quindi è interessantissimo come il nostro guerriero sacrifichi qualcosa di così grosso per poter, guerriero orco, per poter portare il pensiero di tutti i clan degli orchi contro il cattivissimo Gudan, o come cazzo si chiama. Quindi è un film del quale parlare poco, che va visto, andrebbe visto al cinema, il 3D me lo metto abbastanza al culo, ma che farà una bella figura anche in Blu-ray. È uno di quei film secondo me non sono un grande film, sono un bel divertimento, io non capisco, e anche a volte di spessore. Ci sono, il finale poi è bellissimo, il finale è bello perché finalmente in questo fantasy troviamo il modo di usarlo per fare allegorie sul mondo moderno, allegorie sulle religioni. Quando viene il figlio
appena nato praticamente, dell'orco traditore, chiamiamo così, della sua razza, viene mandato dalla madre morente nel lago, è una scena bellissima, nel fiume viene portato via, perché già intuiremo che nella seconda parte di questa saga passeranno probabilmente 15-20 anni, lui dovrà crescere, quindi questo è un vero e proprio inizio. Quindi, come tutte le cose che hanno un inizio così forte, ha le sue debolezze nel voler forse buttare lì troppe cose e non portarne alla fine tante. Però la cosa interessante è che, come ripeto, in realtà alcuni personaggi principali vengono portati alla fine, non sono rimandati al prossimo. Alcuni sì, alcuni no, cosa rarissima che alcuni personaggi fortissimi muoiano. E poi basta, non vi posso dire altro perché sennò vi sputtano veramente il film, ma il film ha un ritmo fantastico, cioè parlano tantissimo, è un film dove la parola e lo sguardo sostituisce la mazzata, finalmente l'epica come la intendo io, cioè l'epica fatta dalla passione dei personaggi, non l'epica fatta dalla passione dell'urlà e delle scene solo di massa, che tra l'altro Duncan Jones gestisce benissimo, quindi non vedo il motivo per cui debba essere criticato. L'unica cosa che spero io è che Duncan Jones, quei soldi che ha fatto con questo film, soldi che già aveva perché poi è morto Babbo David, quindi mi immagino, povero Bowie, quanti soldi mi deve aver lasciato, potrebbe farsi il film di via a quando muore producendoseli da solo, ma spero veramente che non si faccia fagocitare solo da queste produzioni, ma esclusivamente per il fatto, perché amo il fatto che un regista come Jones abbia fatto Moon, uno dei capolavori degli ultimi anni, e Warcraft di sicuro non è né a quei livelli né a quello di Source Code, ma è un bel divertimento. Quando ci si trova di fronte a un bel divertimento, vedere le persone che amano il cattivo divertimento massacrarlo mi fa veramente girare i coglioni. Quindi ho fatto questo video proprio pro Duncan Jones, pro Warcraft, perché Warcraft è finalmente un film epico e fantasy che parla di tante cose, della società, della guerra che non è mai buona, nemmeno se la fanno i buoni, della schifezza dell'essere umano quando viene corrotto da ciò che fa più schifo al mondo, e quindi il potere, i soldi, l'idea di comandare, è bellissima, dentro un fantasy che solitamente invece dopo 300 è semplicemente spadate, cazzate, gente che ha gli addominali finti. Qui ci troviamo di fronte a una scenografia fantastica, a alcune idee che sì, possono essere riciclate, ma in fin di conti è un videogioco. Un film tratto da un videogioco non può essere che un minimo astrati come sono i videogiochi, e qui invece Duncan Jones probabilmente si frega tutti, perché il film non è astrati come un videogioco, non è a schemi, ecco, e questo probabilmente ha infastidito, perché ormai deve essere sequenziale la cosa. Io ho combatto con quello, poi con quell'altro, poi con quell'altro, devo andare sempre più su a schemi, lo schema ormai è quello, e invece qui fortunatamente il film è riuscito a appassionarmi senza dover mettere in scena battaglie poi così gigantesche, ce ne sono un paio ben fatte, costruite alla stragrande, come ho già detto, e che Duncan Jones gestisce alla perfezione nei tempi. In più i personaggi sono scritti non bene, ma benissimo, secondo me, per essere un fantasy. Cioè, chiaro, il guerriero è il guerriero, che cazzo deve fare? La regina è la regina e avrà quel tipo di forza della regina, il re ha quel tipo di sacrificio del re classico del fantasy, l'epica pura. Ora, non per citare sempre, ma Excalibur di John Boorman mi ha un po' ricordato, quella anche, come posso dire, malinconia, quella idea anche di morte che c'è dietro al fantasy, oltre a tutti quei colori incredibili che si vedono in questo film. Quindi, che dire, concludo dicendo che chi lo ha odiato probabilmente ha anche ragione, probabilmente non è un film oggettivamente bello, ma chi come me invece ci si è divertito parecchio e ha capito che il regista voleva trasmettere quello che ha trasmesso anche con Moon e Source Code, cioè l'idea della solitudine in uomo, l'idea di come l'uomo non sia per forza l'essere capace di essere buono ad ogni costo, ma che si debba costruire la pace attraverso un sistema che è quello del relazionarsi anche fra chi pensa in maniera diversa, in questo film è centrale. Quindi che volete di più da un film così? Un film sociale in quel senso, ma ammazzeranno il sociale anche questo, sì, un film sociale, un film intrigante che... come ripeto, ha un ritmo che non è quello che probabilmente tutti volevano, cioè non combattono dall'inizio alla fine umani contro orchi senza alcuna psicologia, ma semplicemente facendo boom 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 dall'inizio alla fine, cosa che vi garba tanto solitamente al pubblico generalista e che invece a me fa cagare. E quindi cosa posso dire? Un film di 2 ore che è volato via, ne volevo altre 2, non vedo l'ora che esca il seguito, sempre che lo giri un regista degno come Duncan Jones e che non ci buttino dentro Snyder, che farà picchiare tutti dall'inizio alla fine con la solita fotografia blu e verde che ci ha rotto
veramente il cazzo. Quindi un saluto di nuovo a Martin, un saluto a tutti voi che mi avete seguito per questo mini video brevissimo di supporto a Warcraft e al grande Duncan Jones, che deve essere tenuto su perché è uno dei pochi registi che vale la pena avere al mondo. Continuate a seguire pure tutte le serie TV che volete, non mi rompete più i coglioni perché scrivo magari un post con scritto le serie TV mi hanno rotto il cazzo e poi c'è 500 messaggi sotto con su scritto le serie TV sono belle, perché io non ho detto nel messaggio le serie TV fanno cagare, ho detto mi hanno rotto il cazzo. Capite quello che c'è scritto oppure non capite quello che c'è scritto. È chiaro il discorso, perché te l'hai capito cosa voglio dire. Hanno rotto il cazzo, non è una questione di qualità. Mi avete rotto il cazzo perché io, essendo amante del cinema, si sente altro e parlare e parlate solo su Facebook di feste, cazzo, di Netflix, serie TV e così, e state abbandonando la settima arte, è una cosa che mi fa molto dispiacere. Quindi saluto a Martin, un saluto al Braschi che è tornato, un saluto a Ele che è a casa. Un saluto a tutti i bimbi della Video Dome Industries, un saluto al Ciani, ci vediamo al Montelupo Film Festival al più presto, un saluto a Domiziano, ci vediamo all'Optical Theatre Festival, quindi con Cristofaro e altri bei ospiti. Un saluto ai ragazzi della Tronico, della Tronic Horror, ci vediamo a luglio al vostro fest, vedo la di essere lì con Fabio Frizzone, quindi che dire di più. Un buon augurio a tutti, e ora se ho tempo, in 2 minuti, vi consiglio 3 film orientali per iniziare una nostra bella rubrichina Frusciante in Oriente. L'altra volta purtroppo non c'ero perché mi ero dimenticato il perizoma, ma no, da parte di scherzi devo fare una visita e non sono potuto venire. Niente, il film che ha detto Federico, insomma che ha parlato, non l'ho visto, quindi non posso dire un cazzo. Vi racconterò un'altra storiella molto triste che mi è capitata con un'altra ragazza. Conosciuta una ragazza, siamo usciti insieme per 2 giorni di fila, è stata una cosa meravigliosa. Eravamo fatti uno per l'altro, eravamo 2 zuccherini, fra poco si moriva di diabete tutti e 2. Alla fine, dopo 2 giorni intensi di calore e amore, lei mi fa: perché non ci scambiamo il telefono? Io, col cazzo, il mio è sempre in garanzia, ma sei scema? Non mi ha più cercato.